così, a bruciapelo, per rompere il ghiaccio, guardate il sushi in modo diverso adesso. No. Vabbè, però vabbè, questi pesci qua comunque non si presentano per la tavola, diciamoci pure la verità, no? Dai, sono pesci. Dai. No, sto scherzando. Boh, non ci ho pensato, No, mannaggia. vabbè, Già mi mo sento in prometto che colpa. per una settimana non ci andiamo, va bene? Infatti, Una no. settimana senza Infatti, sushi. non ho voglia, infatti. Ritornando seri, invece, questo è un film che insegna che un difetto può diventare una forza. Voi siete d'accordo? A voi è successo che magari una cosa in cui vi sentivate che eravate meno forti, poi in realtà vi ha dato la forza per andare avanti e riuscire meglio di altri? Rispondi a volo, non ti metto un secondo. Eh no, la timidezza che forse da bambino mi metteva veramente a disagio, ma non era un disagio perché se sei timido ne vai pure fiero a un certo punto, però da grande, grazie, diciamo, forse allo sport, non ci vuole, sono di sicuro cambiato, perciò le persone hanno sempre l'opportunità di cambiare, non bisogna dare per scontato che le persone cambiano in peggio. E forse vedere una Dori, no? Che ritorna a fare gli stessi errori, potrà dare, diciamo, consapevolezza alle persone che sbagliare è umano, però avere l'obiettivo ben in testa deve essere la cosa importantissima. Sì, assolutamente. Infatti, dovrei assolutamente assecondare quello che è stato detto. Principalmente penso che appunto lei riesce a trovare una strada alternativa, anche grazie agli amici, che alla fine scopriamo, vedi, ognuno di noi, come i personaggi all'interno del film, ha qualcosa comunque che potrebbe essere visto come un limite. Ma alla fine ce la fanno comunque, cioè lei ci riesce comunque a trovare una strada sicuramente alternativa per raggiungere l'obiettivo che è trovare casa. Per cui magari quello che può sembrare un limite non è assolutamente vincolante, nel grande quadro di tutto, appunto, del raggiungimento dello scopo. E poi un'altra cosa, che spesso sai cosa succede? Noi vediamo sempre la fine del film. Cioè nella vita tu vedi, Rosolino ha vinto le Olimpiadi, Michael Phelps ha vinto 23 ori olimpici. Cioè ti dimentichi che mezzo è stato Sì, umano come tutti gli altri. E lo è tuttora, una volta che torna a casa il genitore ha paura pure lui di discese ripide, eccetera, eccetera. Perciò Dori, se uno potesse analizzare la vita di tutti quanti, H24, come un Truman Show, probabilmente dietro il più sicuro del pianeta si nasconde comunque uno che è umano, perciò che ha mille difetti. si parla di perdita di memoria anche in questo film. Qual è una cosa che scordate sempre di fare? Cioè io non mi dimentico di fare niente, mi dimentico proprio di qualsiasi cosa. E più mi dici di ricordarla, più è pazzesco, è pazzesco. Però uno ci deve lavorare, non deve mai abusare di questa cosa, perché quando uno dice facilmente, ah mi dimentico, non ho memoria buona, tutto si può migliorare. Veramente io non sono uno bravo, tendo ad andare così a braccio, no? Però mi capita spesso, veramente, cioè i bambini, la compagna dice compra questo, compra questo, compra questo, più me lo dici più mi scordo. Io devo ammettere, sono abbastanza smemorata, il mio manager può confermare. Purtroppo, non so come dire, sì, mi dimentico sempre qualcosa, non ti so dire esattamente che cos'è che mi dimentico spesso, ultimamente sono brava con le chiavi, ma magari poi mi dimentico il cellulare. C'è sempre qualcosa. Mi sono dimenticato ieri, ho perso di un'altra volta gli occhiali da vista. Dove si fa? Un tablet, jack sui treni, gli ultimi 2 anni, niente che completi. Non dici cose piccole, le chiavi le perdo tutti i giorni, fino a quando non ho comprato un aggeggino che insomma lo localizza. Però è brutto dimenticare i compleanni. Il resto è perdonabile, no? I Vabbè, ci compleanni. stanno, i social un po' aiutano, su questo è una santa cosa. E ultimissima, il Disney preferito, ve lo devo chiedere. Biancaneve. Biancaneve, come? Sono i nani. Sono i Inaspettato. nani. È gigante, mammolo, mi piace Pisolo. Mammolo e Pisolo. No, perché per me, perché da piccolino tutti, ho detto, la caratteristica è levato qualche cartone, unisex e unietà. Quindi non bisogna dare per scontato che al maschietto gli piace per forza, non so, il supereroe, le femminucce, mo ci vuole Bambi e la sirenetta. Anche se l'ho citata prima la sirenetta. Comunque, uno dei miei film preferiti della Disney è Hook.